Presidente, vi ringrazio per essere venuti così tanti a questa presentazione di questo libro. Io sono Pino Santarelli, della Casa della Sinistra di San Lorenzo, che si è fatta promotrice della presentazione di questo libro. I nostri ospiti, non c'è bisogno che li presento, tanto sono noti: Luciana Castellina, Giancarlo De Cataldo, Tommaso Di Francesco. Non dico i titoli, ognuno di voi tutti li conosciamo e li apprezziamo. Naturalmente gli autori, Valerio Cazzolaio e Carlo Latini, che non c'è perché è malato, e io pure stasera non sto tanto bene, sono raffreddatissimo. Quindi vi rubo soltanto 3 o 4 minuti, appunto, non per parlarvi dei nostri autori che conoscete tutti quanti, ma per parlarvi un po' della Casa della Sinistra di San Lorenzo e anche di questo quartiere e anche di questa libreria. La Casa della Sinistra di San Lorenzo è nata da poco, da luglio scorso, è animata da un gruppo, credo senz'altro che lo posso dire, di un gruppo di compagni che è passati attraverso varie esperienze e varie crisi della sinistra organizzata nei partiti, a sinistra del PD, che non si sono però rassegnati, diciamo, al fatto che un quartiere come questo, come San Lorenzo, potesse perdere, perché nel frattempo avevamo chiuso l'ultimo presidio, che era la sezione di Fondazione Comunista di San Lorenzo, quindi che non si sono arresi a questo declino, e anche superando gli steccati, dico maledetti, insomma, delle divisioni tra i partiti, i gruppi, le organizzazioni storiche, insomma, e non storiche della sinistra, che ancora seguono a vivere attraverso meccanismi assolutamente non accettabili di divisioni, appunto, invece hanno deciso di ricostruire un luogo, un pezzo organizzato, appunto, per dar modo a tutti quelli che si riconoscono nei valori della sinistra e anche, se vuole, della sinistra radicale, di avere qui in questo quartiere un punto di riferimento. Sono compagni che hanno le tessere e altri non ce l'hanno, alcuni sono delle fondazioni, io ancora ho la tessera di fondazione, altri non ce l'hanno. Comunque sono tutti con dei meccanismi molto semplici, sono tutti molto interessati a mantenere questo presidio qui in questo quartiere. Ci paghiamo le spese, l'affitto e quant'altro con delle quote valutare in maniera, appunto, molto semplice, elementare, per tutti coloro i quali lavorano, hanno un reddito anche da pensione, pagano 20 euro al mese, e chi sono studenti e precari pagano 10 euro. Paghiamo un affitto e però riusciamo a sopravvivere, a vivere e mantenere, diciamo, questo presidio. Naturalmente l'attività culturale è una delle nostre, diciamo, ragioni anche dell'esistenza nostra, insomma. Tra l'altro prossimamente presenteremo, non qui, in uno dei locali qui, insomma, che si prestano a San Lorenzo, sono previsti altri due libri. Uno di Alessio Ferrario, un libro che si occupa della storia dell'economia europea, mi ero segnato il titolo, non c'ho gli occhiali, però ve lo faremo ampiamente sapere, e l'altro di Roberto Gramiccia, relativo ad arte, potere e arte, arte e potere. Appunto, sono previsti questi due presentazioni di libri. E invece
A livello più generale, vi annuncio che il il 10 marzo in Parlamento verranno presentati alle 17 in Parlamento gli iscritti, gli interventi, tutti gli interventi di Lucio Magni in Parlamento. Sarà un evento culturale molto importante, anche sul piano storico, sarà presente Rodotà già ha scritto la prefazione. Naturalmente mi farò carico personalmente di darvi gli appuntamenti con gli strumenti che utilizziamo, e quindi sarete ampiamente informati. Ultima, proprio sviluppo un altro mio, perché serve la lista. Sì, è vero, l'hai detto. Allora, ci sarà probabilmente una richiesta di sottoscrizione, insomma, di, come già abbiamo fatto in altre occasioni, di richiesta di accesso, quindi la formulazione appunto di nome e cognome, però vi verrà comunicato tutto quanto. L'ultima invece comunicazione, l'ultima di alcune considerazioni proprio di carattere strettamente personale, e andiamo sulla natura del libro, su quello che dice e così via. Io, come ho scritto nella locandina di presentazione, sono stato un militante prima del manifesto e poi del PDU. Luciana Castellina in un convegno recentemente diceva che siamo stati oggetto di quella meravigliosa cacciata via, radiazione dal PC, meravigliosa perché implica, diciamo, anche negativamente i modelli per fare politica oggi, della pochezza, e invece quello fu implicò un dibattito, certo, che è durato 15 anni, tanto, insomma, che poi però alla fine ci portò su sollecitazioni anche di Berlinguer, quel libro lo dice molto bene, e anche delle modalità con cui fu fatto, a rientrare nel PC, il PC appunto del secondo Berlinguer, che era modificato, che ha permesso, diciamo, a tutti noi di fare questo passo di rientrare nel più grande partito comunista dell'Europa occidentale. Spesso, personalmente, allora, insomma, in qualche occasione mi sono pure posto il problema, io l'ho detto in altre occasioni come questo, sono stato un militante, un quadro intermedio, qualcuno rideva su questa definizione, e lo ripeto, nel senso che mi sono occupato, io sono stato per alcuni anni coordinatore, e lo dico perché c'è un significato storico per noi, sono stato coordinatore della zona di Burtina del PDUP insieme a Stefano Pialini, grande giornalista del Manifesto, e quando era ancora ragazzo, e come si chiama? Sì. E tra l'altro Tommaso il primo contratto per l'apertura di una sede del PDUP del Manifesto era intestato a Tommaso Bianchieri, quindi molti di voi ci conosciamo in lunghissima data, però a volte è successo pure che mi sono posto il problema, insomma, di come si stava nel PDUP, che significato ci aveva. Vi racconto soltanto un episodio perché è significativo secondo me. Una sera, una notte, viaggiamo tutta la notte partendo da qui, da Via degli Angeli, che era la sede della Federazione Romana del PDUP, Marco c'era, diversi di voi, partimmo per la prima manifestazione a Comiso nel 81, e
viaggiamo tutta una notte, arrivati a San Giovanni, ci fermammo e aspettavamo un'oretta per ripartire e man mano arrivarono i pullman del P2 da tutta Italia e dopo un po' su quel piazzale c'erano 50-60 pullman che venivano da Torino, da Milano, da Trieste e mi resi conto che un partito per quanto piccolo intanto eravamo diffusi su tutto il territorio nazionale e poi appunto la lotta per la pace era uno degli elementi che negli ultimi anni ci ha caratterizzato come uno degli aspetti più importanti della nostra esistenza. Il giorno dopo, camminando per le strade, per le stradine intorno al Comiso, davanti all'area dove devono mettere i missili, in una stradina il pezzo di corteo di Roma incrociò Luciana Castellina con Lucio Magri e Dora Dorte, ce lo ricordo. Che mi è rimasto impresso naturalmente e li festeggiamo lì appunto in mezzo agli alberi, in mezzo ai campi coltivati. Questo ve l'ho raccontato perché appunto è diciamo il senso di un'appartenenza a un'organizzazione politica come Filus che ci ha segnato profondamente per tutto il resto della nostra vita. Che ha fatto in modo che i compagni del P2, pure non essere, quando siamo rientrati nel PC, pure quando siamo rientrati nell'84, noi non ci siamo mai organizzati come corrente organizzata. Tra l'altro era dentro un documento del congresso del scioglimento, voi lo scrivete molto bene, questo, dove i compagni da allora in poi si sarebbero conosciuti come compagni e non come ex P2ini o come corrente organizzata all'interno del P2. Ecco, ora l'ultima cosa è chiudo, oggi non la faccio troppo lunga, c'è un filo lunghissimo, rosso, tra quel tipo di impostazione no, che faceva, che ci considerava noi, che noi ci consideravamo noi stessi, appunto nel libro è ripetuto nella presentazione di Luciana, noi insomma pensavamo che pur essendo piccoli o piccolissimi dovevamo pensarla come se tutto il mondo dipendesse da noi. Questa era la concezione per cui pur essendo piccoli non siamo mai stati settari, siamo sempre stati aperti al dialogo e all'unità. Appunto questo filo rosso, io lo ritrovo appunto nella nostra esperienza fino alla casa della sinistra San Lorenzo, anche e a dispetto di quanto è avvenuto poi in questi anni, questa voglia di unità noi ancora saremo matti, ancora ci crediamo. Quindi con questo auspicio io do subito la parola a Luciana. Tutto è relativo. Mi ricordo meglio, però la stessa. Dunque, il libro che stasera presentiamo e che chiama alla lettura è un libro molto importante. Ognuno di quelli che sta qua dentro, molti li conosco, altri no, e potrebbe riconoscersi e avere appunto meccanismi di ritrovo. Questo libro è la nostra casa per molti aspetti, però è impegnativo anche per un'altra questione, perché si apre legittimamente ad una lettura anche altra, insieme, storica, ma anche delle nuove e nuovissime generazioni. Perché? Perché scommette su un elemento, l'ultima parte di questo è molto precisa, che sostanzialmente tende a dire questo,
il passato a volte non è nemmeno passato, nel senso che la gran parte dei contenuti che la storia del manifesto GNUP, che io preferisco chiamarlo così, affrontato e ha anche elaborato, a volte proprio scavando nel profondo e seminando e costruendo esperienza, noi possiamo dire che gran parte dei contenuti e della materia del contendere attuale. Quindi questo libro conserva una straordinaria attualità per moltissimi temi. E qual è la questione? La questione fondamentale è la collocazione di questa esperienza, perché dico subito, non è una polemica, che questo titolo che è stato dato al libro da Moro a Berlinguer inscrive l'esperienza di tanti e della realtà rappresentata dall'esperienza del manifesto in una storicità ufficiale, da un protagonista ad un altro protagonista della storia italiana. L'impressione che ho io è che sono fissato con i titoli perché, come sapete, lavoro al manifesto, che la questione fondamentale è che noi siamo un pezzo di una generazione particolare e che bisogna sottolineare questo tipo di esperienza. La presenza del compagno De Cataldo mi invita a riflettere sul fatto che se dovessero scrivere una fiction su di noi dovrebbero naturalmente utilizzare il libro, però il titolo potrebbe essere, invito tutti a pensarci, se non la meglio gioventù, la radiata gioventù, oppure la gioventù che è, o comunque la comprensione della realtà, la più giovinezza, no, è questa la questione, perché invece io provo a dire che i contenuti che stanno qua dentro, arati, disseminati, affrontati, eradicati, sono esattamente quelli che sono all'ordine del giorno dei contenuti attuali, stanno fuori per strada, camminano con noi. Dicevo che la gioventù che noi rappresentiamo è paradossalmente la storia alla quale apparteniamo, la storia personale, quella collettiva, di chi è arrivato troppo tardi e troppo presto rispetto alle esperienze. Questa è l'impressione che ho sempre avuto della nostra esperienza, sia come l'esperienza mia personale che quella collettiva che abbiamo vissuto. Per esempio, quando Pino diceva nel CNUP ci insegnavano a farci carico di tutto il mondo, io mi ricordo che era quello che mi dicevano alla sezione del PC. Il PC mi dicevano: tu, il problema fondamentale che ti devi porre è quello di assumere i contenuti del cambiamento come se tu governassi. Era questo il tipo di insegnamento. E noi e i compagni storici, perché poi qual è stato il grande merito dei compagni che chiamiamo storici, per un altro aggettivo non riesco a trovarlo, che poi è molto sostantivizzato, ma insomma, Luciana qui presente, Rossana che sta a Parigi, Aldo che non c'è più per noi a Roma, Aldo era importantissimo, Luigi al giornale, Lucio, è che erano compagni che avevano una straordinaria esperienza rispetto alla loro vita, appartenevano ad un'altra generazione, ma avevano un'apertura mentale e una umiltà così profonda da parlare con noi che eravamo degli impuniti ragazzini di 19-20 anni. Vabbè, tu come, però io mi ricordo che ero impunito ragazzino di 19-20 anni. Cominciamo con l'età, No. Torniamo ai contenuti arati che insomma sono i contenuti fondamentali.
fondamentali che stanno ancora davanti a noi. E, in primo luogo, la questione fondamentale che fu prima del manifesto e poi del prodotto del comunismo e che è rimasta sempre sia tra i compagni che poi rimasero nel giornale e col giornale, sia nei compagni che rientrarono nel partito comunista, la concezione che vivevamo, come viviamo del resto, una crisi della società capitalistica internazionale che non era una crisi nello sviluppo di questa società, che rappresentava alcune caratteristiche, alcuni meccanismi entrati in crisi, ma era proprio dello sviluppo e che si sostanziava nella, oltre che in manifestazioni oggettive e internazionali, per cui le guerre che non sono mai finite, nell'incapacità a rispondere a domande incredibili che lo stesso sviluppo aveva sollecitato. Questa è una convinzione che rimane, non è nostalgia. Questa, la società nella quale viviamo, è esattamente questa. Noi probabilmente avevamo una capacità di analisi, e ce l'aveva chi era più storico di noi, escatologica, ragionavamo nei tempi a venire, ma tutti noi ci auguravamo che la verifica della crisi arrivasse presto. Non è arrivata così, ma dentro questa stessa crisi noi stiamo. Questa è la verità. L'altra accezione di fondo era che si erano attivati dei processi di internazionalizzazione fortissimi. Poi l'hanno la globalizzazione, nel senso che è diventato evidente quello che è appunto l'internazionalizzazione del capitalismo, la supremazia del capitale finanziario, quindi la facilità con cui, chiamiamola facilità, con cui i processi si sono internazionalizzati, le merci si sono internazionalizzate, ma la resistenza a questo processo internazionale è arrivata proprio dall'interno di questi protagonisti, perché l'internazionalizzazione è stata portata avanti dal capitalismo, che ha, e qui c'è una comprensione fortissima del libro, che a me pare centrale, perlomeno per il tipo di lavoro che faccio io, che al punto in cui stiamo oggi le merci sono internazionalizzate, i capitali pure, la finanza domina, ma queste strutture hanno avuto la capacità di internazionalizzare il nazionalismo, nel senso che il nazionalismo rimane. E quindi le statualità e le istituzioni e le sovranità mantengono una fisionomia marginale rispetto ai processi reali, e questa cosa crea un conflitto incredibile, che è quello che vediamo. Lo vediamo nei processi stessi della crisi, nei processi di unificazione politica, guardate quello che succede in Europa, lo vediamo con le guerre, perché poi questi processi non sono stati naturali, sono stati costrittori, spesso anche violenti. L'altro elemento di fondo che il libro prende in considerazione è l'incredibile trasformazione di due concetti fondamentali. Il primo è la storia del partito politico. Qui noi davvero, se noi ci siamo costruiti per l'adiezione al Partito Comunista Italiano, poi ci siamo organizzati tentando un approccio che non fosse partitico, ricordo i primissimi tempi del manifesto, e quindi tutta quanta la distinzione tra Lucio e Aldo, per esempio, se fosse necessario il partito o non il partito, e tutta questa storia qui, poi il conflitto partito e giornale, poi il ringresso di una parte di noi nel Partito Comunista Italiano. Ecco, quello che dobbiamo sapere è che tutta questa storia qui non c'è più,
e la deriva del continente partito dovrebbe autorizzare maggiore saggezza e maggiore umiltà nella comprensione dei fenomeni che stiamo affrontando adesso. Ci vuole il partito adesso? Oppure c'è bisogno di una cosa perfino di maggiore qualità, che è poi secondo me la vera storia del manifesto, avere sottolineato la necessità di una qualità diversa, superiore, diversamente organizzata dei movimenti. Su questa natura dei movimenti noi ci siamo dilaniati spesso con le altre organizzazioni, i gruppetti prima, dentro il PDUP, poi perfino fuori, dovunque, ma noi restiamo convinti che è la natura dei movimenti dentro la crisi che deve diventare un'altra cosa. Ricordo che una delle concezioni di fondo di critica che noi per esempio facevamo alla sinistra sindacale, quando siamo nati, ma poi come sviluppo, nel dibattito che ci fu all'interno del Zentrogruppo, tra i contenuti che esprimeva chi veniva dal manifesto e i compagni che venivano dal PDUP, non ancora per il comunismo, c'era per esempio la concezione di questa vicenda del sindacato. E quindi grande valore del sindacato, di strumento di difesa e di organizzazione della classe operaia in quanto tale, ma anche come limite dal punto di vista della progettualità politica e della trasformazione dei lavoratori in soggetti protagonisti del controllo della produzione e quindi tutto il discorso, per esempio, che la storia del manifesto e del PDUP poi hanno fatto sulla vicenda dei consigli. Io ricordo il consiglio operaio, ricordo che questa è la nostra fissa e secondo me lo dovrebbe rimanere. Ricordo che ogni volta che c'è stato un meccanismo di formazione, Lucio insisteva sul valore di questa questione, del rapporto che qualsiasi organizzazione avrebbe dovuto mantenere in piedi, un rapporto con l'organizzazione vera, che doveva essere quella di una diversa società e di un diverso modo di produrre. Pino ha fatto riferimento all'esperienza romana e qui nell'esperienza romana e poi nazionale, quando dico che il passato non è mai, a volte non è passato proprio, si è consumata parte significativa di una questione che adesso si chiama ambientale e che allora si chiamava più correttamente critica della neutralità della scienza e del sapere e chiamata al ruolo dei protagonisti del lavoro nocivo e della distruzione dell'ambiente. Qui in questa città è nato un nucleo straordinario che era il collettivo di medicina, che ha costruito un'esperienza non locale, non solo sulla Tiburtina, ma nazionale, se non addirittura internazionale. Medicina democratica è nata con questa storia, con questo rapporto. Io ricordo quando in Vespa Andrea Lasini e Daniele Pifano, che faceva allora parte del collettivo di medicina, andavano sulla Tiburtina a prendere le fiale di urina degli operai della messe, perché verificavano, ricordo cadde con sta moto, successe per macello, però per dire che no, questa cosa di Andrea è importante, perché allo storico, al compagno del solaio, voglio ricordare che questa città forse c'è l'unica istituzione in Italia che ha il nome di un compagno del manifesto PDUP, ma non perché per caso lo era, ma perché lo era proprio, ed è Andrea Lesini, c'è l'ospedale, il CTO, c'è scritto ospedale Andrea Lesini, questa città. Secondo me, se uno dovesse aggiornare il libro, non lo pensa niente, scherzo naturalmente.
Detto questo, bisognava anche essere esperti e rossi. E vabbè. Questa era una concezione. Insomma, io come introduzione la faccio finita, e un'ammenda con la casa editrice che fa libri preziosi per il lavoro che Manifesto fa, per esempio. Dico che farò la recensione al più presto, ma vi assicuro che questi 20 giorni sono stati i giorni in cui è accaduto di tutto, non ci ho quasi capito niente, e quindi insomma adesso faccio la recensione. Grazie. Sì, grazie. Grazie per avermi parlato, per avermi coinvolto. Speriamo di non strangolare la Castellina, che non sarebbe buona cosa. Però volevo avvisare il lettore, da autore di due libri con la Manifesto Libri, che non sono mai stati recensiti sul Manifesto, perché era considerato volgare, di prendere atto di questa promessa resa pubblicamente nel caso di chiamarmi come testimone. Se non lo vuole fare Tommaso, la faccio io la recensione sul Manifesto. No, a parte gli scherzi, ho preso degli appunti mentre tu parli. Io credo di essere qui fondamentalmente perché sono coetaneo di Valerio Cazzolai e condividiamo la passione per i romanzi gialli. No, adesso a parte gli scherzi, è chiaro che io vi racconto come vi vedevamo da fuori. Vi posso raccontare come uno come me, che è del 56, come dire, è partito da oneste posizioni socialiste, era un giovanissimo iscritto alla Federazione Giovanile Socialista, figlio di socialisti e italiani socialista, senza spostarsi poi più di tanto in questi ultimi 35-40 anni, si sia ritrovato improvvisamente nel ruolo di sovversivo, che non mi compete, diciamo, non mi appartiene, ma e che si sono spostati tutti gli altri da un'altra parte, alcuni di noi, di quelli che venivano cacciati, che sarebbero stati cacciati da un'assemblea di lotta continua, ho detto anche operai, e poi ci ritroviamo qui a dire delle cose di buon senso e essere considerati dei pericolosi estremisti. Non sono mai riuscito a realizzare due fiction che avrei voluto fare, due film, uno su Pettini e uno su Pio La Torre. Non sarà un caso che questi nomi poi sono echeggiati, perché nel libro di Valerio Di Latini c'è anche questo passaggio, questa sottolineatura intelligente. In realtà la prima proposta di scegliere come Presidente della Repubblica Pettino è una proposta brutta, se non ricordo male. E questo è, diciamo, il detto ed è sottolineato, questa piccola... Stavamo lì pensando che non sarebbe riuscita lì. Ah sì, vedi, nella vita bisogna sempre giocare sulla variabile indipendente. Ma questo dipende dal fatto che anche la fiction, qui mi riallaccio le cose con Tommaso Di Francesco, è una variabile dell'internazionalizzazione della circolazione delle merci. Ci sono fiction rassicuranti che vanno da un pubblico generalista che è più anziano e usa prodotti di basso consumo e quindi non può essere stressato con delle cose troppo ansiose, e ci sono fiction più eleganti, più raffinate, quelle che piacciono a noi, quelle che vanno sulle pay TV, che vanno per un pubblico, sono destinate a un pubblico più colto, che consuma beni più costosi, investe in viaggi, ha maggiori curiosità. Anche quella è una forma di selezione di classe che poi influisce fortemente sul lessico narrativo, sulla grammatica e quindi anche sulle cose che noi facciamo e che noi scriviamo. La prima volta che ho sentito parlare del Manifesto, che ne avevo 15 anni, c'era un ragazzo più grande che frequentava la nostra compagnia, che si serviva di una pagina della rivista per rollare un cannone. Eravamo a Taranto.